Un bar, una sauna e un bagno turco non sono attrezzature sportive, ma sono attrezzature che servono essenzialmente a un recupero di denaro. Se domani questa società non è più solvibile e noi ci ritroviamo con un bar, una sauna e un bagno turco, siamo sicuri che sia quello che noi volevamo fare in quel posto lì e che noi sarà in grado e avremo la volontà di utilizzare quelle strutture per un fine qualsiasi? Perché noi andiamo a ridurre una sala di 50 metri, è vero, sono sale estensibili, sono sale divise da frazionamenti e pannelli provvisori e non in strutture fisse, però è anche vero che diminuiamo una stanza di 50 metri, l'utilizzo di quella stanza di 50 metri. Allora, un rientro in 10 anni di una spesa di 180.000 euro, cioè 50-180.000 euro, finalizzato 200.000, 150, ma comunque anche fossero 30.000 sarebbe il discorso, sarebbe uguale, perché è un discorso di programmazione, una programmazione che, ripeto, è stata fatta da un'associazione sportiva e non dal comune, cioè non è che diciamo la commissione sportiva. Ambiente non si può fare determinate cose, no, non si sta seguendo la logica di un'associazione sportiva che ha vinto, tra virgolette, una gara a appalto di gestione e che poi però non ha garanzie bancarie per portare avanti quello che è l'impegnativa nei confronti del comune. Allora io capisco molto meglio il comune, il programma, decide, fa e poi dà in gestione, perché in questa maniera noi non abbiamo la gestione ma abbiamo un'impegnativa solo Ali per 10 anni, abbiamo il rischio di impresa senza avere l'impresa. Allora, può darsi che tutto questo stia nella logica. Ora, noi faremo un emendamento, tra le altre cose, visto che è presto stamattina, perché a scuola il bambino lo porta alle 7, quindi c'è ancora 6 ore da parlare. Allora, tanto ora faremo quindi 5 ore? 5 ore. Allora, poi domattina si è occupata la scuola, quindi il bambino ci avrà anche poco da studiare, quindi anche se arriva a sonnolito è uguale. Sì, 14 anni. Eri te Cavallini, scusa per questo. 14 anni di troppo. Bambino, ragazzino tosto. C'era un ottimo avversario Massimo. Allora, io, se mi fai perdere il filo, come che ricominciare da capo, non è un problema. Allora, il rischio di impresa questa associazione non ce l'ha. Ha fatto una programmazione interna in cui noi dobbiamo assumerci il rischio di impresa. Garantire il gettito bancario verso questa associazione, non essendo poi nemmeno sicuri che queste attrezzature che andiamo a mettere in piedi siano le attrezzature che noi vorremmo in una programmazione dell'area dello sport. Questo mi lascia perplesso, oltretutto ripeto che quello che noi facciamo oggi verso questa associazione dovrà come precedente essere fatto anche nei confronti di qualsiasi associazione che lavora all'interno di locali dell'ente locale, di comune, perché nessuna associazione potrà mai garantire un finanziamento. Allora, se un'associazione non può garantire il finanziamento su attrezzature, su cose che servono per la propria attività e per la gestione dell'attività dentro i locali, noi ci dovremo fare d'ora in poi garanti di fiduzione nei confronti di qualsiasi associazione che intenda fare qualche cosa con noi, per noi e dentro i nostri ambienti. Ora, il tutto potrebbe avere anche una logica di fare le fiduzioni. Si dice si fa un campo di calcio, si fa un campo da tennis, si fa una pista da hockey, si fa qualcosa, fare un bagno turco che poi include anche fattori medici, pulizia, fare un bar significa una gestione commerciale di un certo tipo, perché un bar non è che te fai un bar e non c'è una gestione commerciale. Fai una sauna, che io per esperienze personali so che la sauna può essere anche concepita.
Dico, ma sauna e bagno turco insieme rivestano più un aspetto di istituto dimagrimento che non di una palestra, per l'utilizzo per attività sportive. Oltretutto in un ambiente promiscuo dove ci sono tante se quello che noi andiamo a garantire da un punto di vista monetario a questa associazione, saremo in grado di dare la stessa risposta a un'altra associazione che vuole fare la stessa cosa, magari abbiamo e che loro ti diano, ma noi un punto ristoro, una sauna in definitiva è un cubo di legno messo dentro il bagno, perché non si deve mettere una sauna dentro una palestra, che non sia, noi saremo in grado di garantire poi 20.000 euro per mettere la sauna, a dare nuovamente la fideiussione, oppure una fideiussione a babbo morto solo per questi, perché hanno il fiocchino rosso. Questo bisogna domandarselo, perché le fideiussioni devono necessariamente avere un seguito nel rischio di impresa. Cioè nel caso in cui queste cose non funzionano, loro se le portano a casa loro, perché non fanno parte della programmazione degli ambienti sportivi di comune. Perché se noi poi domani destiniamo le ali a un altro utilizzo, quella sauna, il bagno turco e il bar, a noi non servono. Quindi il rischio di impresa, mentre noi si garantisce la fideiussione, il rischio di impresa se lo deve raccontare loro. Invece noi in questa maniera ci accogliamo la fideiussione e il rischio di impresa. E questo sicuramente non entra nell'ottica delle società Ondus, nelle società non a scopo di lucro, nelle società che fanno promozione di tipo sportivo. Allora mi viene a domandare come mai, perché noi diamo i nostri impianti, li diamo in gestione, dopodiché andiamo a pagare anche il marmo per segnare le righe dei campi, diamo la sovvenzione, ci dai un tot per gli impianti, dopodiché diamo mi pare circa 200.000 euro di cose di finanziamenti, in più paghiamo l'erba da rimettere, il marmo per fare le strisce, alla fine noi paghiamo tutto, diamo le sovvenzioni, diamo 300.000 per pigliare 50. Ora, si è parlato di patto stabilità, si è parlato di sociale, la mancanza dei soldi, poi andiamo a vedere che a gettito noi spalmiamo su tutto il nostro territorio cifre non assolutamente indifferenti. E quella di dare una fideiussione su 150.000 euro, io la vorrei dare su attrezzature che rimangano di pertinenza di comune, ma non solo di pertinenza, d'utilizzo di comune, perché una sauna, un bagno turco e un bar non sono attrezzature sportive, sono complementi di un certo tipo di ambiente che nemmeno in molte strutture private unicamente adibite ad attrezzature al chiuso come bodybuilding, ginnastica, spinning, hanno il bagno turco, a volte la sauna, ma difficilmente noi vediamo un ambiente anche di tipo privato dove c'è il bagno turco, che poi presuppone la presenza di medico, presuppone tutta una serie di cose. Perché a differenza della sauna è difficilmente a controindicazioni, il bagno turco di controindicazioni sulla sicurezza ce n'ha molto, nonché sulla pulizia. Non è facile tenere in un ambiente promiscuo e questa attrezzatura. Allora, quale rischio di impresa si accolla l'associazione sportiva? Nel caso in cui non funziona o che receda dai 10 anni che noi gli garantiamo di utilizzo? Noi continuiamo noi a pagare le attrezzature? E allora, se le paghiamo noi, per quale ragione dobbiamo far prendere a loro il finanziamento, noi la fideiussione, dopodiché ci accogliamo la discrezionalità, anche il rischio di fatto se loro cessano l'attività di continuare a pagare attrezzature che ipoteticamente può darsi a noi non servano, perché non rientrano nelle programmazioni dello sport che noi abbiamo fatto. Non credo che nessuno di noi abbia intenzione di portarsi il bagno turco a casa, di solito sono attrezzature che si smantellano nel momento che non vanno, che non funzionano. Allora noi abbiamo carenza di impianti sportivi e andiamo a diminuire uno spazio di 50, una sala
di 50 metri quadri. Noi sappiamo benissimo che abbiamo avuto difficoltà a dare spazi sia per la scherma, sia per il karate, sia per il judo. Abbiamo pochi spogliatoi, gli spogliatoi sono carenti rispetto all'utilizzo della struttura.